Buongiorno a tutti. Comincia questa mattina la seconda giornata della settimana del lavoro ISMEL 2020 e dedicata alla formazione per costruire il futuro. La giornata di oggi si intitola L'istruzione tecnica per una società in trasformazione. Allora, do il buongiorno al pubblico naturalmente, ma anche ai nostri relatori che sono solo due rispetto ai tre che avevamo previsto, perché il professor De Luca, che era uno dei tre, è purtroppo assente per motivi di salute. Speriamo, gli facciamo molti auguri, speriamo che tutto vada bene. Abbiamo con noi il professor Giuseppe Berta, siamo amici da anni, quindi mi viene normale chiamarlo Beppe, professore di storia economica, mi pare, all'Università Bocconi, e Adriano Gallea, che è il direttore risorse umane di Prima Power, una importantissima azienda tecnologica piemontese. La sottoscritta, Dunia Astrologo, fa parte del comitato scientifico dell'Istituto Gramsci di Torino. Allora, perché parliamo di istruzione tecnica? I dati dell'iscrizione ai percorsi scolastici secondari in Italia ci dicono che non più di un terzo dei ragazzi che si iscrive a una scuola secondaria superiore si iscrivono a un istituto tecnico, e addirittura poco meno del 13% si iscrive a un istituto professionale. Stiamo parlando di circa 850.000 giovani su 2 milioni e mezzo, che non è poco, ma non è neanche molto. Ci dice che le famiglie, gli studenti italiani in realtà preferiscono iscriversi a un liceo prevalentemente scientifico oggi, rispetto al classico, linguistico e agli altri, perché vedono pochissimi sbocchi occupazionali per i propri figli o per se stessi dopo l'uscita dal percorso della scuola secondaria superiore. Immaginano di poter forse trarre vantaggio da un successivo percorso di qualificazione universitaria, il che però sembra un po' una strategia di temporeggiamento, se pensiamo che poi tra i giovani dei 18 e 24 anni c'è un tasso di abbandono scolastico, diciamo così, di non proseguimento degli studi elevatissimo. Sono 500.000 i giovani di quella fascia di età che non studiano, in parte non lavorano, in parte non per propria scelta. Ecco. Quindi perché privilegiare i licei al posto degli istituti tecnici o agli istituti professionali che sulla carta dovrebbero garantire un inserimento nel mondo del lavoro abbastanza immediato? Il fatto è che non è vero, no? Non è vero che i ragazzi che escono dagli istituti tecnici e professionali hanno una grandissima facilità di ingresso nel mondo del lavoro, e questo è un problema tipicamente italiano. E poi anche perché questo avviene, è causa ed effetto del fatto che in Italia non esiste un percorso di istituti, cioè non esiste, è scarsissimo, o piccolissimo, stretto, un percorso negli istituti tecnici superiori, quelli post diploma, che possano garantire una qualificazione alta e tale per cui appunto la propria collocazione all'interno del mondo del lavoro sia facilitata. Anche qui parliamo un po' di cifre. Ci sono 104 istituti tecnici superiori in Italia che diplomano all'incirca 15.000 iscritti, cioè non so quanti ne diplomano, ma contano 15.000 iscritti in Italia, grosso modo. E uno dice, 15.000 iscritti. E sapete quanti sono in Germania? In Germania sono 800.000 giovani iscritti a istituti tecnici superiori. In Francia sono 500.000. In Spagna sono 400.000. In Gran Bretagna tra i 250 e i 300.000, non ho il dato specifico preciso. Ora, assistiamo ancora una volta in Italia, quando è del tutto evidente che una formazione
che sistema produttivo ha bisogno disperatamente di conoscenze, competenze tecniche raffinate, all'avanguardia per, come dire, chiudere il gap di produttività e di competenza tecnologica del nostro paese, assistiamo ancora una volta a uno scollamento che è un po' disperante tra scuola e mondo del lavoro. Dentro a questo scollamento c'è un altro dato che è un po' impressionante, e che ha altre ragioni, che sono, da indagare, ma soprattutto da superare, più che da indagare. Ed è il fatto che di questi circa 850.000 studenti iscritti a percorsi tecnici, soltanto un terzo è composto da studentesse, da ragazze. E se poi parliamo di istruzione professionale caliamo a circa il 13%. Allora, tutti questi elementi ci dicono probabilmente che, al di là del difficile rapporto di cui parleremo un po' meglio tra scuola e mondo del lavoro in senso stretto, c'è anche un pregiudizio probabilmente di tipo culturale che ha a che fare con la percezione che sia le famiglie che i ragazzi hanno del mondo del lavoro reale. E quando si pensa al mondo del lavoro reale, prevalentemente si pensa al mondo industriale. È un pregiudizio che sembra avere radici molto, molto vecchie, no? Quando è stata presente un'idea dell'industria come un luogo, il luogo dello sfruttamento, no? Il luogo dove ci si sporca, dove si fa fatica, il luogo dove si è mal pagati, il luogo dell'alienazione. Una concezione che è opposta a quella un po' illusoria, un po' ideale, no? Del lavoro intellettuale gratificante, dove non ci si sporcano le mani, appunto, e dove si accede via via a posizioni di prestigio manageriali, oppure l'ingresso nelle professioni e così via. E forse incide su questa mentalità diffusa lo stesso impianto dell'istruzione nel nostro paese, che è ancora impregnato di gentilianesimo, mi scusi professor Berta, ma mi sembra che questo sia ancora piuttosto presente, che privilegia una formazione umanistica rispetto alla formazione scientifica, a partire proprio dai modelli didattici della scuola primaria, sì, diciamo dalle elementari alle medie, no? Dove come dire, prevalgono le materie umanistiche, appunto, e le materie scientifiche sono viste sempre come molto complesse ed astratte, e non si incentivano i ragazzi verso scelte culturali, no? di quel genere lì. Se vediamo poi l'effetto, stringendosi il percorso a livello universitario, ancora oggi tra facoltà umanistiche e facoltà scientifiche c'è un gap. Soltanto il 40% degli studenti circa segue un percorso scientifico e il 60% un percorso umanistico. E questo tipo di pregiudizio mi pare sia anche presente fuori dalla scuola e fuori diciamo, dall'ambito delle famiglie che devono scegliere, anche un pregiudizio, un'impronta culturale anche mediatica, no? Tutto sommato. C'è però appunto poi l'aspetto più pratico, diciamo, quello del rapporto stretto tra la scuola, i fruitori della scuola, gli utenti della scuola e il sistema produttivo. E anche qui le cose non sono facilissime, no? Da un lato non c'è un rapporto organico vero e proprio tra la scuola e il mondo del lavoro che funzioni in modo sistemico, sia a livello nazionale che a livello locale. Non c'è ascolto, no? Non ci si parla in maniera
produttiva in maniera programmatica, diciamo così. Un conto è, sono gli incontri formali, i momenti dell'orientamento, le giornate dell'orientamento e cose di questo genere, e un conto è un rapporto continuativo tra il mondo della scuola e sistema, e sistema delle organizzazioni produttive. E allora in questa situazione le scuole tendono a riprodurre dei modelli didattici che privilegiano le competenze verticali, no, specifiche, che non sempre corrispondono ai bisogni reali della produzione. E poi è abbastanza logico che questo accada, visto che neanche le aziende hanno un'idea precisissima di quello che delle competenze di cui ci sarà bisogno per affrontare i cambiamenti tecnologici tra 5 anni. Cioè, mi confermerà Gallea se dico una sciocchezza, ma non mi sembra che esistano modelli di previsione degli scostamenti, delle evoluzioni tecnologiche che impattano sul mondo del lavoro, diciamo, sui profili professionali da qui a 5 anni. 5 anni ormai sono diventati un lungo termine, quello durante il quale dovremmo essere tutti morti, ma sperabilmente non è così. E dall'altro lato le aziende mi sembra che tendano a non riuscire a valorizzare appieno invece le competenze trasversali, orizzontali, quelle più soft, quelle relazionali, che la scuola dovrebbe impliciter riuscire a produrre, se non altro perché è un ambiente sociale, un ambiente di confronto e di relazioni. Bisogna però che anche su questo ci sia una capacità costruttiva. Che cosa succede allora? Che il momento di incontro tra le aziende e il mondo del lavoro avviene attraverso una serie di azioni messe in atto negli ultimi anni dal nostro sistema istituzionale, che prevede appunto un incontro diretto tra i ragazzi e il mondo del lavoro attraverso varie forme. C'è stata l'alternanza scuola-lavoro, che poteva funzionare anche molto bene se non fosse stata concepita in maniera, diciamo, un po' insufficiente. Sentiremo che cosa ne dice Adriano Gallea. Poche ore distribuite in un lungo periodo, non finalizzate e senza poi nessun tipo di verifica o certificazione. Ma la stessa cosa succede nei percorsi di apprendistato. L'apprendistato potrebbe essere uno straordinario momento di apprendimento per i giovani se fosse anche lì un qualche cosa che è finalizzato proprio a questo, cioè a far apprendere competenze da certificare e utilizzare come viatico, diciamo, per il consolidamento di un contratto di lavoro. Per come funziona il sistema legislativo italiano, abbiamo dei risultati che sono dei risultati che demotivano i ragazzi, non aiutano le aziende, diciamo che forse aiutano soltanto quelle aziende che ci sono inevitabilmente, in cui il management o l'imprenditore non ha nessun interesse particolare a come dire, partecipare come attore sociale alla creazione di un potenziale per il paese, non ha nessun interesse a identificare dei talenti e portarli avanti, ma ha interesse a utilizzare i benefici molto modesti e parziali e diciamo di poca presa che può avere il fatto di pagare poco dei ragazzi a cui non è garantito minimamente poi un contratto di lavoro stabile, no? Quindi in sostanza c'è un disequilibrio che sia di carattere qualitativo che di carattere quantitativo, in parte
determinato da stratificazioni di modelli ormai superati, dall'altro in realtà da una legislazione che non corrisponde alle esigenze che abbiamo oggi. Questo è quello che a me sembra di poter dire. Ma io ripartirei dall'inizio chiedendo al professor Berta come dire, contestualizzare questo tema in una prospettiva un pochettino più ampia. Che cos'è la formazione e l'istruzione tecnica nel nostro paese? Che storia ha? Certo, grazie Dunia per l'introduzione, buongiorno a tutti. Ma la mia riflessione deve partire, se volete, da molto lontano per cercare di affrontare una periodizzazione di quello che è la formazione tecnica all'interno dei processi di sviluppo delle economie europee occidentali. Allora, qui mi sembrerebbe giusto richiamare un aspetto che forse non è sempre presente, il carattere fortemente volontario che ha avuto agli inizi la formazione tecnica. E dobbiamo andare agli anni e decenni della rivoluzione industriale in Inghilterra, alla fine del Settecento, i primi decenni dell'Ottocento, per vedere un fenomeno che ha lasciato un sedimento profondo nella storia dei nostri modelli di istruzione e di formazione che si sono via via sviluppati. Allora, il carattere volontario, no? Nella rivoluzione industriale inglese non c'erano dei modelli di apprendimento codificati. La rivoluzione industriale inglese avviene attraverso un forte impulso. Da un lato, diciamo così, spontaneo, di aggregazione dei fattori dello sviluppo industriale, e dall'altro lato su base territoriale. E i territori sono i soggetti in cui si sviluppano le esperienze di industrializzazione che poi via via si consolidano e danno, fino alla metà del secolo XIX, del 1800, danno alla Gran Bretagna il proprio primato economico. È un primato economico che, insisto, si forma in larga parte in modo spontaneo, per aggregazione e per consolidamento di apporti che si vanno a costituire. Allora, ecco, come nasce la spinta all'istruzione tecnica? Nasce da un forte impulso volontario, da un forte impulso associativo, a cercare il modo di apprendere, di impadronirsi, di formalizzare e di estendere, di comunicare il sapere tecnico. E nasce attraverso l'azione spontanea dei Mechanics Institutes, cioè di forme spontanee di aggregazione dei lavoratori che vengono addetti alle macchine o vogliono loro proporre le loro competenze per gestire i macchinari all'interno delle fabbriche che si vanno formando e che poi vanno rapidamente crescendo. L'impulso, dunque, è un impulso anche qui fortemente spontaneo e con una connotazione collettiva che nasce dal basso e che tende proprio al costituirsi di un plafond, di una base di conoscenze tecniche che poi via via vengono partecipate attraverso forme autogestite all'inizio di istruzione professionale, che però danno un forte impulso alla consapevolezza di mestiere di chi partecipa a questi corsi, di chi vi prende parte, di chi si trasforma da apprendista in docente quasi, e di chi socializza il proprio sapere tecnico. Questa è l'origine ed è un aspetto su cui io credo valga la pena di porre l'accento, perché è un aspetto che si basa fortemente sul carattere solidaristico anche, sulla dimensione collettiva, su una professionalità che viene definita attraverso standard comuni di riferimento, pratiche comuni,
e scambi continui, un'interazione incessante. Questa è l'origine nel caso inglese. Poi ci sono gli altri casi che si affermano via via nel corso dell'Ottocento. E allora non possiamo non citare due casi importanti che sono quello della Francia, il modello francese, e il modello tedesco, a cui ancora facciamo riferimento fondamentalmente. Allora, sono due modelli più evoluti di quelli inglesi, che sono meno basati sulla spontaneità degli attori del sistema di fabbrica, ma che prendono prestito dallo Stato la sua organizzazione e attraverso l'impulso dello Stato generalizzano dei codici di trasmissione del sapere tecnico. Allora, il primo caso è quello francese e che ha uno stretto rapporto anche con lo sviluppo delle École Polytechnique e così via, ma il caso più importante a cui dobbiamo fare riferimento e che è rimasto come la traccia profonda, almeno in Europa, è quello tedesco, perché la codificazione dell'insegnamento professionale è quello che si compie nella Germania, diciamo, che giunge alla sua unità anche da una spinta economica molto forte, molto consistente e che si basa esplicitamente sulla valorizzazione del sapere tecnico-scientifico e su un'educazione professionale che viene perseguita fino dagli anni della prima giovinezza dei ragazzi ed è considerata come la matrice di un processo, se si vuole, anche di uniformazione culturale che poi ha i suoi effetti profondi nella capacità di sviluppo industriale di cui la Germania dà prova dalla fine dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale. Ecco, io credo che tutti noi ci confrontiamo ancora con questa traccia, con questo assorbimento che è il modello tedesco, come dicevi tu, Dunia, poco fa, proprio la traccia tedesca è la traccia più forte, è il nostro punto di riferimento ed è il punto di riferimento perché ha un deposito così sedimentato nel tempo che si è imposto come modello di riferimento. Quando dico modello di riferimento, non voglio dire soltanto che è la traccia che poi è stata seguita, imitata, così via, ma è quasi sempre stato il nostro riferimento anche implicito, perché quando abbiamo in mente un tipo articolato di istruzione professionale, solido, profondamente istituzionalizzato, noi abbiamo in mente il modello tedesco. E l'Italia? Ecco, questo è il punto dell'Italia. Allora, l'Italia ha una tradizione consistente, che è una tradizione però, come capita nel nostro paese, spesso discontinua, irregolare. Se è possibile, se così, per dare una dimensione più concreta a quello che sto dicendo, devo rifarmi alla mia stessa esperienza di tantissimi anni fa, quando ricordo il termine della scuola media, abbiamo intrapreso le nostre scelte. Ecco. E le scelte, io purtroppo ho un'età avanzata e diciamo alla metà degli anni 60 si pose il problema per i ragazzi come me della scelta degli studi. Allora, se io ricordo la mia vicenda personale, ricordo che in pochissimi all'epoca, siamo nel 1966, scegliemmo di andare al liceo. Era una classe di una media di provincia del Piemonte, dove credo non più di due o tre di noi, ecco, se ricordo bene, andammo al liceo, io liceo classico e gli altri al liceo scientifico. Ma la maggioranza, a parte che, va anche detto, una parte interruppe gli studi, finì con la terza media, ecco, alcuni altri scelsero di andare all'istituto tecnico. Come si presentava all'epoca? Io ne ho un ricordo molto netto. Allora, istituto tecnico voleva dire, rispetto al tipo di scuola a cui sono andato io, una scuola che aveva molte ore
di esercitazioni iniziali, no? Quasi si voleva inculcare un senso di una disciplina, di una continuità, no? Quelle ore passate a tirare di lima, che allora era un po' una regola, che insegnavano, come dire, una sorta di abito comportamentale che doveva essere teso alla continuità della prestazione e a una sorta quasi di disciplinamento. Diciamo la verità, a noi che andavamo al liceo, che pure era abbastanza gravoso per la sua parte, il liceo classico, ricordo tutte quelle ore di greco che mi sono state impartite, ma io ricordo anche che c'era un senso, tutte le ore che venivano fatte dei nostri amici che andavano agli studi tecnici erano ore gravose, in un certo senso era visto quasi come un training al lavoro successivo di fabbrica, anche se poi alcuni fecero gli artigiani e così via. Cioè c'era una forma che imponeva quasi una sorta di disciplinamento iniziale. E infatti l'Istituto Tecnico era una scuola rigorosamente maschile, ecco, molto più di oggi, molto più di oggi. Allora, questa era l'immagine che si diffondeva di questo tipo di insegnamento, un insegnamento abbastanza rigoroso, che esigeva una continuità e che esigeva anche una dedizione e un uso del proprio tempo estremamente rigoroso. Quando sono cambiate le mie idee in proposito, la mia esperienza? Bene, siccome non c'è qui oggi l'amico De Luca, io devo dire che negli anni recenti, in particolare, la mia percezione dell'insegnamento tecnico è cambiato quando, in varie molteplici occasioni, il professor De Luca mi ha invitato ad andare all'avvocato e a partecipare a iniziative dell'Istituto Tecnico Avvocato, che a Torino, come notissimo, ha una grande tradizione e una storia importante. Qual è la realtà che mi sono trovato e che ha cambiato anche, non solo in base alle letture, alle conoscenze così che si acquisiscono attraverso lo studio, ma che ha cambiato la mia percezione dell'insegnamento tecnico? Beh, trovarmi in una realtà estremamente composita. Allora, il primo elemento che voglio sottolineare è che io sono stato, lo dico con assoluta sincerità, molto stimolato dall'interazione con i ragazzi dell'Istituto Avvocato, perché ho visto una realtà molto più composita, anzi, la mia sorpresa iniziale, se volete, di chi non ha frequentato con regolarità il mondo della scuola, è stata la composizione sociale, la componente anche di genere, la componente femminile, che certo è inferiore, ma è cresciuta ed è presente e reca un proprio marchio specifico, distintivo. E poi il tipo di interazione. Allora, che cosa mi ha colpito di una realtà, una grande realtà come quella dell'avvocato, una realtà scolastica densa, vivace? Mi ha colpito innanzitutto la vivacità della partecipazione. Studenti che, a differenza di quello che io ricordavo dai miei purtroppo molto lontani anni giovanili, sono una realtà sociale molto composita e sono una realtà anche fortemente animata e motivata. Ecco, è caduta innanzitutto quel segno di distinzione, di separazione, diciamo pure, che distingueva gli studi tecnici dalle altre scuole secondarie. C'è una grande vivacità, un grande interesse, una grande animazione anche nella discussione che si sono fatte con quegli studenti. E poi mi sono state proposte esperienze didattiche ed educative estremamente articolate e, ecco, vorrei sottolineare questo aspetto, trasversali. Cioè la novità di chi vede oggi con gli occhi del 2020, con la realtà di oggi, un istituto tecnico, non trova quell'atmosfera
di separazione che esisteva negli anni lontani della mia adolescenza. Bene. Questo è ovvio, tutta la società è diventata più mescolata e più composita, ma nel medesimo tempo, ecco, è la come dire, trasversalità anche relativa all'uso degli strumenti di comunicazione, di apprendimento e didattica, l'uso per esempio dei filmati, utilizzare la capacità che hanno questi ragazzi che hanno dimostrato di realizzare dei filmati sugli ambienti, per esempio, di fabbrica, professionali di ieri e di oggi, di leggere il passato e di anche trasmettere le loro attenzioni, il loro interesse, le loro sollecitazioni per il presente. Mi Allora, sono trovato, vorrei dire così, di fronte a una realtà estremamente composita. Una realtà che si nutre di mescolanza e che si nutre di attitudini diverse. Allora, concludo per dire questo. Chi entra in contatto con gli istituti tecnici di oggi si rende immediatamente conto che c'è una cesura rispetto al passato lontano, di 50 e più anni fa, di quando, dell'epoca a cui risalgono le mie conoscenze e i miei contatti diretti, ma c'è una realtà che fa leva proprio su elementi della curiosità giovanile e della capacità non solo di apprendimento, ma anche di autoapprendimento. I laboratori di ricerca che ci sono oggi, le sollecitazioni a mescolare le materie di studio con le proprie anche passioni e i propri impulsi individuali e di gruppo, la possibilità anche di applicare i propri interessi e di trasfonderli direttamente nei processi di apprendimento. Da questo punto di vista, allora, vorrei dire che questi contatti hanno mutato anzitutto la mia percezione di cosa sono i processi di apprendimento, di cos'è oggi l'insegnamento in una realtà come quella dei grandi istituti tecnici, che è una realtà estremamente stimolante. E come mi ha mostrato appunto il direttore dell'Avogadro, il professor De Luca, è una realtà in un certo senso sfasata perché più avanti in certi casi e più libera rispetto a realtà come quelle dei licei, che sono in realtà più codificate, che tendono a essere Immobili, ad aderire dinamiche. a schemi di comportamento che sono più tradizionali. Ecco, diciamo così, il contatto con la realtà della istruzione tecnica ha demolito i miei vecchi pregiudizi e ha mostrato come questa dimensione possa essere estremamente vitale e possa essere estremamente stimolante per i ragazzi e possa consentire loro un tipo di sperimentazione e di apprendimento trasversale più ampia di quella assicurata da altre forme di studio e da altri processi di formazione. Grazie mille Beppe, anche perché hai alzato la palla sulla seconda domanda grossa che volevo porre a Adriano Gallea ed è proprio questa. Allora, se così stanno le cose, e immagino che stiano così anche perché le potenzialità portate dentro alla scuola dal mondo digitale, quindi dalla possibilità di utilizzare tecnologie che fino a 20 anni fa ovviamente erano totalmente escluse e direi che forse anche più recentemente erano non così fortemente favorite all'interno dei percorsi di apprendimento istituzionali, scolastici. Ora, se così stanno le cose, ci si chiede ma che cosa manca, che cosa è necessario fare per migliorare il rapporto tra appunto i diversi percorsi di formazione dei giovani e per introdurre più scienza e più tecnologia, diciamo, in questi percorsi, da un lato, e dall'altro che cosa farebbe, cosa renderebbe
più attraente per le aziende rivolgersi a un percorso di ingresso all'interno delle proprie aziende di giovani con quel tipo di formazione rispetto a chi ha una formazione superiore. Quindi come riequilibriamo il rapporto tra formati dal sistema tecnico professionale e formati invece dal sistema secondario superiore, diciamo, liceale. Intanto buongiorno, ma diciamo partiamo dal fatto che sicuramente una delle cose più importanti che è stata in qualche modo anche accennata in precedenza è il fatto di ascoltarsi e conoscersi. Se le aziende, le scuole, non dico prima una poi l'altra, o viceversa, incominciano e lo fanno, in parte si fa già, non disegniamo un disastro, però bisogna farlo di più, bisogna farlo di più, bisogna farlo meglio. Il conoscersi, il capire i propri meccanismi e soprattutto capire senza pregiudizio, prima è stato citato questo fatto, il pregiudizio, l'uno verso gli altri. Cosa che per dire la scuola sentivo anni fa ancora qualcuno che quando agli albori dell'alternanza scuola-lavoro si parlava, qualche docente diceva: ma noi insomma non siamo qui per preparare le persone al lavoro, noi siamo qui per trasferire conoscenza, cultura. Il che per carità, è assolutamente legittimo, è vero. Resta il fatto che però poi le aziende assumono persone che hanno, o si suppone abbiano, durante almeno i 5 anni di scuola superiore di livello tecnico, abbiano acquisito una serie perlomeno di conoscenze di base tecniche da poter poi utilizzare nei propri processi. Quindi se ci liberiamo da questo pregiudizio, cioè se la scuola non vede l'azienda come il posto brutto dove si dovrà per forza di cose finire, tant'è che anni fa c'era ancora la minaccia, se non finisci la scuola poi vai a lavorare, come se fosse una disgrazia. E quindi, fortunatamente adesso, diciamo, se non studi rischi di non andare a lavorare. Quindi si è ribaltato un po' il concetto. Il problema è capire come diventare. Nel frattempo però sono cambiate anche le aziende. Adesso so che qualcuno che ascolta o che magari nel tempo dice: ma le aziende poi si fanno belle, dicono che sono ambienti meravigliosi, poi invece la realtà è tutt'altra. Sì, è inutile dire che non esistono anche aziende condotte male, organizzate male, dove le persone vengono pagate poco. Ci sono, come ci sono scuole dove le cose non vanno bene, non sono insegnanti che non sono anche loro a loro volta competenti, capaci, no? Quindi il brutto c'è sempre. Proviamo in questo scorcio a parlare anche delle cose buone. Le aziende sono cambiate, le officine sono cambiate, i luoghi della fabbrica sono molto, molto diversi rispetto al passato. Insomma, il professor Berta, che ha scritto proprio di questo, ne è, credo, testimone. Quindi il cambiare dei due ambienti impone il fatto di conoscerci di nuovo. Se ci siamo lasciati pensando che tu eri un posto dove insegnavi male poche cose che non mi servivano e scuola pensi posti dove io non cerco neanche di stimolare i miei allievi ad andare lì perché so che è brutto, ci fermiamo subito e lasciamo stare. Invece le cose non stanno così. Le cose possono essere sicuramente, sono migliorate e possono essere ancora migliorate. Quella che è l'esperienza, per esempio, cioè quello che ha. E che diventa importante per le aziende oggi,
di fronte a cambiamenti tecnologici, di fronte a tecnologie che vanno alla velocità della luce, sicuramente non è il poter pretendere che la scuola insegni esattamente quello che ciascuna azienda fa nello specifico. Questa è un'illusione, una cosa che è bene, bene liberarci anche di questa idea. La cosa che è importante è che la scuola, a mio avviso, oltre naturalmente nelle varie specializzazioni, trasferisca le conoscenze fondamentali, quelle di base, a fianco di questo ruolo importante, io credo che oggi più che mai sia importante che la scuola trasferisca un metodo. Cioè, un metodo significa preparare gli studenti, preparare i propri allievi a, ad avere capacità di analisi dei problemi, di analisi critica dei problemi e impossessarsi delle strategie e dei metodi che servono per risolvere i problemi. Ok? Problemi in senso lato. Ci saranno problemi meccanici, ci saranno problemi elettronici, ma possono esserci i problemi tecnologici dei più disparati, insomma, no? Se questo verrà fatto, sicuramente si renderà un grandissimo servizio agli studenti, perché potranno accedere e dimostrare nelle fasi poi di, brutalmente dette, di selezione, di avere questi strumenti nelle loro mani e saperli usare bene. Il, quello che manca, quello che si aggiunge, che poi specializza, è qualche cosa che le aziende non devono pretendere arrivi dalla scuola. È una cosa che riguarda poi l'azienda nello specifico. Così come noi abbiamo nel nostro specifico alcune discipline che vanno da, dall'ottica ai laser, ultimamente all'additive manufacturing, questo sì, ovvio che l'infarinatura può esserci da parte della scuola, ma non possiamo pretendere che la scuola riesca a tenere quel passo. Ok? Importante però sapere che gli studenti che arrivano poi e si presentano nelle varie circostanze sappiano trattare queste materie con metodo. E questo fa la differenza. Questo fa la differenza perché sicuramente saranno facilitati a presentarsi nelle varie aziende alle quali andranno a, a bussare, se vogliamo dirla così, portando un corredo importante. Il corredo importante è fatto sia di metodo e ultimamente con quella cosa che, usando un termine inglese, io cerco di evitarli i termini inglesi quando parlo in italiano, quando parlo in inglese li uso per forza, è ovvio, ma quelle che chiamiamo competenze trasversali. Così sappiamo qual è il termine inglese, credo che tutti abbiano intuito qual è il termine inglese che viene usato. Usare bene le competenze trasversali, svilupparle, questo, come avete già anticipato, di nuovo è un elemento che la scuola, sul quale la scuola può lavorare ampiamente, perché vuol dire preparare le persone al confronto con gli altri, all'interazione con gli altri, da un punto di vista di culture diverse, attraverso le lingue, attraverso la, la l'insegnamento delle lingue, che negli istituti tecnici, io arrivo dall'Avogadro, quindi mi ricordo che le lingue finivano in terza. Cioè, poi, e, invece e oggi sono una dei, delle chiavi che devono essere nella cassetta degli attrezzi, almeno una lingua, che diciamo è la lingua inglese. Ecco, essere tesi a questo e stabilire delle alleanze fra scuola e imprese è, la, è il miglior modo per mettere in condizione gli studenti e le studentesse di approcciare il, anche il mondo del lavoro in un modo sicuramente più consapevole, più maturo. E dall'altro lato, direi, non voglio anticipare, poi io continuo nella, nella cosa. La cosa fondamentale è che le aziende, il modo migliore per attrarre e per dimostrare che si possono fare dei mestieri, che tanti mestieri sono effettivamente ancora belli e quelli nuovi, alcuni li conosciamo più o meno, altri li andremo a scoprire insieme,
Secondo me il modo migliore è portare le persone in azienda. E i metodi, i sistemi li conosciamo. Ci sono le visite, c'è l'orientamento, ci sono tecniche anche che stiamo sperimentando. Adesso un termine lo uso perché non mi viene veramente la traduzione immediata, quello del job shadowing, cioè appiccicare per pochi giorni a volte, appiccicare uno studente, una studentessa a un manager piuttosto che uno specialista, un esperto, e vedere come vive la persona, la sua giornata lavorativa. Vi garantisco, l'abbiamo sperimentato un po' di volte, è straordinario l'effetto di 2-3 giorni in questa condizione. Essere uno zainetto praticamente sulle spalle del manager o del tecnico, dipende dai casi, si possono scegliere, e vedere la sua vita com'è, perché lì si vede la vita di quel lavoratore, dalle riunioni al momento delle pause, il rapporto con i colleghi, i momenti in cui si tratta di scrivere delle relazioni. Cambia completamente la visione ed è sicuramente molto più efficace di sentire dei lunghi discorsi fatti in convegni, eccetera, eccetera, dove magari non si percepisce poi quello che fa davvero la persona. Noi, e faccio un cenno al problema, chiamiamolo, femminile. Stiamo parlando di ormai un altro termine che va per la maggiore, è il termine STEM, cioè tutte quelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche, di cui tutti diciamo che c'è un gran bisogno e abbiamo una grande carenza. Noi come azienda partecipiamo, siamo associati in un'associazione che proprio sta lavorando in questa direzione per favorire l'incontro e soprattutto l'orientamento delle ragazze alle professioni STEM. Ci stiamo lavorando con tante persone, stanno venendo fuori dei progetti estremamente interessanti. La cosa fondamentale è iniziare da piccoli. Iniziare dalle scuole medie inferiori a portare a conoscenza del fatto che sei una ragazza, ti facciamo, al di là di quello che ti possono aver raccontato fino ad oggi nella scuola, gli amici, i genitori e quant'altro, ti facciamo vedere che tu hai tutte le carte in regola, non c'è nulla che ti impedisce di fare un percorso che ti porterà a fare l'astronauta, l'ingegnere o semplicemente il montatore meccanico, perché non è mica detto che si debba essere sempre tutti votati a qualche cosa di favoloso dove ce ne sono 5 al mondo che lo fanno. Voglio dire, fare, adesso dico il montatore meccanico perché viene più facile ed è provocatorio, però un tecnico, un analista di processo, piuttosto che un applicativo, piuttosto che un ingegnere di materiali o quant'altro, che cosa ha una ragazza che le impedisce di fare questo percorso? Nulla, semplicemente nulla. Solo dei blocchi, semmai, culturali imposti da altri e assorbiti dalla ragazza nella quella fase. Il modo migliore, l'abbiamo sperimentato lungamente con altre persone dell'associazione, è quello di creare quello che si chiamano i role model. Ti facciamo vedere, ti facciamo parlare con chi fa un certo mestiere e ti diciamo soprattutto che percorso scolastico ha fatto. Per cui ti accorgerai che è magari andata al liceo, però poi è andata al Politecnico, oppure è partita dall'Istituto Tecnico ed è andata a fare giurisprudenza. Può capitare anche questo. Questo è più o meno quello che ci aspettiamo. I lavori del futuro, veramente bisogna avere una sfera e forse non è il caso di spendere tempo in questa sessione. Io mi fermerei qui, se ci sono delle domande più specifiche, volentieri. Prima ancora di dare la parola al pubblico che ci sta seguendo, vorrei ancora porvi delle questioni. Mi è sembrato di capire dai vostri due interventi che il sistema di formazione dei giovani tecnici, diciamo così, è molto migliore di quanto uno possa immaginarlo.
ho l'impressione che a renderlo più vivace e più dinamico siano, da un lato, le capacità dei docenti e la capacità di disegnare percorsi didattici che abbiano senso e che guardino al futuro e guardino al mondo reale. Dall'altro, appunto, l'essere stati aiutati, oggi pomeriggio credo che vedremo, sentiremo parlare di l'automazione e tutti i sistemi, dalla robotica alla realtà aumentata e così via, possano dare una grossa mano in termini di supporto alla didattica e di soprattutto creazione di una mentalità rivolta ad acquisire competenze nuove attraverso appunto le potenzialità di questi strumenti. E questo è sicuramente estremamente importante. Tuttavia resta il problema. Io adesso non so in quante realtà scolastiche, dottor Gallea, avete portato questa voce a favore dell'acquisizione di competenze STEM da parte delle ragazze. Sicuramente dovrebbe essere un processo spalmato su tutto il territorio e su tutte le istituzioni didattiche. Mi chiedo da un lato che cosa realmente potrebbe essere fatto per rendere più confidenti i giovani nei confronti del mondo della formazione tecnica, che cosa possa far capire che, appunto, come diceva lei, la differenza tra se non vai a studiare ti mando a lavorare e se non vai a studiare, se non continui a studiare non so che cosa farai, sia qualcosa di realmente molto importante oggi. Che poi il progresso tecnologico, l'intelligenza artificiale ci portino eventualmente a un drammatico ridursi di posti di lavoro, io lo credo fino a un certo punto, sono appunto piuttosto scettica, sono piuttosto convinta che se si imboccano percorsi formativi che ti rendano capace di utilizzare l'intelligenza artificiale e tutti gli strumenti che noi abbiamo, di cui abbiamo la necessità in diversi campi per renderli parte del sistema produttivo, per renderli parte del nostro sviluppo, cominciamo a uscire dal nostro cono d'ombra come paese. Quindi che cosa si può fare realmente per cambiare questa situazione che vede comunque una difficoltà a metterci, diciamo, al passo dei paesi più avanzati. E poi per finire vi farò ancora una domanda relativamente a il secondo passaggio nella vita di ciascuno di noi per quanto riguarda la formazione tecnica e non solo. Allora, io come azienda abbiamo partecipato all'alternanza scuola-lavoro nella vecchia definizione, in particolare ci siamo misurati con un sistema, il cosiddetto sistema duale, che quindi ha sicuramente avuto un impatto molto forte, preso a prestito dal sistema tedesco, che e ha generato sicuramente un effetto molto molto positivo. Per dire, noi questa cosa l'abbiamo fatta in particolare col Pininfarina, perché hanno sposato questa via, e noi nel corso di diversi anni abbiamo ospitato un complessivo di 4-5 studenti che sono arrivati in terza e sono stati con noi molto tempo, nel senso che sono stati per 3 anni, una settimana stavano con noi un tempo veramente importante, hanno sommato alla fine credo oltre 1000 ore di permanenza in azienda. Cioè ben di più di quanto pensato dal sistema normale, diciamo. Normale. Questo significa che loro una volta alla settimana stavano in azienda con noi e vivevano le 8 ore in azienda.
sono arrivati con, mi ricordo due in particolare, due ragazzi che non avevano assolutamente bravi, per carità, nella media, sicuramente non avevano idea di cosa volesse dire lavorare e soprattutto non avevano idea di cosa volessero fare dopo, sono usciti in una condizione nella quale noi li avremmo probabilmente volentieri assunti, perché ormai avevano imparato a fare quello che dovevano fare, erano stati inquadrati nell'ambito della metrologia, dei collaudi metrologici, quindi cose anche molto specifiche, molto... E questi due signori, grazie al cielo, sembra paradossale, grazie al cielo hanno scelto di continuare ad andare all'università, nella Politecnica, oggi sono due studenti del Politecnico. Quindi il beneficio del... e arrivavano dal Pininfarina, insomma, da un ITIS. Il beneficio di stare con noi è stato quello di dire: non solo ho imparato a fare qualche cosa che volendo posso usare subito, ma ha dato lo stimolo a continuare a studiare, che è straordinario come effetto. Uno dirà: ma sì, tua azienda ha investito 3 anni e poi te li sei fatti scappare. Non è detto, perché il contatto continua, ci ritroveremo, le strade si incrociano. Quindi uno è avvicinare e far vivere l'azienda alle persone. Due, certo, questi sono programmi straordinari, durano a lungo, richiedono degli sforzi importanti, hanno avuto dei tutor che si sono presi cura di loro, perché c'è anche questo da dire. Il ruolo sociale dell'azienda sta anche nel fatto di prendersi cura delle persone, non solo. Quelle che dovranno essere in futuro, a cui abbiamo dato un po' del nostro. L'altro, ripeto, è far vedere le cose direttamente. Quante più ragazze riusciremo a portare noi in azienda e tutte quelle dell'associazione, ma altre anche, tanto più riusciremo a dimostrare che si può fare nel concreto, certo. Perché capiranno quali sono i percorsi da prendere. Quindi lei dice un rapporto diretto tra gli studenti e le aziende è assolutamente fondamentale. Però certo. chiedo al professor Berta, questa cosa può essere, come dire, richiama un pochettino il volontarismo delle prime esperienze anglosassoni della prima rivoluzione industriale, ma che cosa ci possiamo permettere oggi? Cioè, ha senso pensare che alcune aziende illuminate che hanno un'idea del loro ruolo sociale molto chiara e molto positiva si mettano in campo, o bisogna forse fare qualcosa a livello più strutturato, più istituzionale? Allora, la risposta non può che essere, a mio avviso, duplice. Da un lato, è bene certamente che le imprese che si sentono in questa capacità si adoperino affinché la loro realtà venga fatta conoscere. L'esempio che è stato appena citato è molto positivo, cioè un'interazione che è diventata sempre meno formale fra l'impresa e gli studenti che sono stati coinvolti. Lì però non può essere, ripeto, un fatto formale, ci deve essere un impegno, una motivazione che si basa su una realtà la quale è capace di trasmettere i suoi comportamenti, le sue scelte, i suoi valori organizzativi e così via a un pezzo, un segmento di popolazione studentesca. Questo purtroppo è un elemento che in generale, ma soprattutto nel nostro paese, non può essere stabilito in astratto una volta per tutte. E deve avere una forte base motivazionale. Cioè deve nascere dalla volontà di un grappolo di imprese che hanno questa dimensione anche progressiva, diciamo così, che hanno la capacità di far conoscere quello che fanno, si sentono di valorizzare la loro presenza economica e industriale e di farla conoscere e vogliono in qualche misura catturare nella loro orbita degli studenti in gamba, in sostanza. Cioè ci deve essere una forte dimensione motivazionale, perché senza la motivazione delle imprese, come il caso che ci è stato appena raccontato, questo non funziona, non si dà. Ecco,
Tutto questo, ahimè, si scontra con l'altro versante. L'istituzionalizzazione, dire c'è un certo numero di ore, e su questo secondo fronte nascono invece le delusioni. È possibile cercare di rendere meno distanti questi due aspetti, cioè fare in modo che i casi come quello che abbiamo sentito adesso riferire diventino più frequenti e diventino in un certo senso un elemento di riferimento, e invece le proposte condotte avanti stancamente in modo meramente formale e burocratico. È chiaro che qua si chiama in causa una dimensione motivazionale della scuola e dell'impresa, che devono trovare un punto di raccordo. Io credo che questo non possa che essere, allo stato attuale delle cose, allo stato attuale della situazione italiana, non possa che essere una dimensione, come dire, fortemente voluta, praticata e ricercata. Non è una cosa che si possa fissare con degli standard. Gli standard potranno venire col tempo, ma in primo luogo, secondo me, sarebbe importante che si formasse un bacino di imprese di riferimento le quali sono pronte a prestare la loro opera attivamente in questo senso, e dall'altra parte ci fosse un'azione di stimolo da parte delle scuole che possano convogliare i loro studenti in questa realtà. Perché stabilire uno standard, se noi pensiamo che si possa stabilire uno standard a priori e poi fare tutto in base a questo standard, secondo me coltiviamo un'illusione che ha poi un esito, diciamo la verità, che è contrario, che è l'opposto a quello sperato, desiderato e così via. Cioè io credo a un'azione graduale, sperimentale, e che progressivamente possa ampliarsi, ma non si può partire fissando uno standard. Capisco di dare una risposta, a mio avviso, molto parziale, ma d'altra parte qua è un processo per tentativi, per prove ed errore, è un po' quello che si diceva prima, no? Si tratta di verificare nella realtà come far procedere le cose, non di fissare degli standard ideali e pretendere poi che la realtà si uniformi a questi standard. Non è possibile. No, io sono d'accordo con te, Beppe. È l'unica cosa che mi lascia dubbiosa dal punto di vista della praticabilità di questo, chiamiamolo, modello, è il fatto che anche la motivazione spesso nasce stimolata. No? Allora, sono del tutto convinta che molte aziende, come Prima Industrie e altre aziende, anche quelle, se pensiamo al nostro territorio, ci sono un sacco di aziende innovative all'avanguardia, anche se operano quasi nell'oscurità, no? Si pensa al Piemonte come una regione in fase di recessione complessiva, in grandissima difficoltà da questo punto di vista, che sta deindustrializzandosi e così via. Secondo me trarremo tutti quanti vantaggio dal metterci un pochettino di più allo scoperto, no? E esaltare le capacità e le competenze che già esistono. E già questo sarebbe un elemento motivante di per sé. L'altra cosa sarebbe, cioè, secondo me c'è un fantasma che si aggira nella nostra conversazione in questo momento. Per decenza nessuno di noi l'ha toccato, però bisognerà forse dire che c'è anche un ruolo della politica in tutto questo. Chi è che può offrire una motivazione alle aziende a dire, ragazzi o ragazze aziende, se voi non fate in modo da rendervi attraenti e da aiutarci come dire, ad allevare una nuova classe dirigente del futuro, perché poi di questo si tratta, perché i tecnici di oggi possono diventare gli imprenditori di domani, cioè, l'imprenditore laureato, ingegnere, eccetera, eccetera, è una rarità, ci sono molti più
ingegneri che hanno fatto un percorso sia di studi che di apprendistato, diciamo, partendo da livelli più bassi, più semplici. Allora, secondo me è necessario che ci sia uno stimolo di questo genere, che impatti sia sul piano, diciamo, della formazione di una mentalità e di una cultura incline come dire, a trasformare la competenza tecnica e scientifica in qualcosa di desiderabile e di importante per lo sviluppo di questo paese, e dall'altro appunto il premio in qualche modo pensato a quelle aziende eccellenti che, c'è stato raccontato, sono disponibili autonomamente, senza tra l'altro essere state spinte da nessun tipo di incentivo, mettersi in campo e aiutare a creare questo milieu, questa base per uno sviluppo della formazione dell'istruzione tecnica. Bisogna appunto intervenire anche in questo campo. Lo stesso forse bisognerà fare in un altro campo che ha a che fare con l'istruzione tecnica, anche se marginalmente, che è l'idea che questa istruzione, questa formazione che si fa oggi per domani, ma un domani che è molto vicino, debba essere ripresa e continuata. E quindi l'idea che i processi di formazione continua lungo tutto il corso della vita siano a loro volta incentivati. Le aziende già fanno molto per, molte aziende fanno molto, ai dati che ho visto, per operare questo processo di formazione continua, ma non è per tutti, non è da tutti, non è per tutte le aziende, ma sarebbe molto importante, anche perché potrebbe istituirsi una certa osmosi, no? Tra la riqualificazione in diversi momenti della vita e il rinforzo delle competenze interne al sistema che produce la formazione tecnica. Abbiamo pochissimi minuti. Scusami, Dunia, se posso aggiungere una cosa rapidissima. È tutto quello che tu stai dicendo, come quello che ci ha detto il dottor Galè, ci riporta a una dimensione, come dire, di sperimentalità. Qui entriamo in una dimensione proprio dove la sperimentazione conta moltissimo, ma la sperimentazione scolastica non può essere codificata a priori. C'è una contraddizione tra chi pensa di partire subito definendo delle regole di carattere generale a cui tutti poi devono uniformarsi, e invece una prassi, che è quella positiva, poi più vivificante anche per la scuola, più innovativa, che è sperimentale. Allora, io salvaguarderei per questo tipo specifico di istruzione e per questo approccio la possibilità di salvaguardare delle linee, degli spazi di sperimentazione anche a carattere territoriale. Perché la realtà del nostro sistema italiano è una realtà composita. Non possiamo pensare che quello che va bene per Torino, per il Nord Italia, possa andare bene per altre zone. Cioè, bisognerebbe che un certo grado di sperimentalità potesse essere salvaguardato e applicato, naturalmente con i rischi che questo anche comporta, nelle varie realtà, e si è declinato in modo originale. Poi ci saranno gli esperimenti che riescono, che vanno bene, che producono risultati, hanno successo, e altri che si interromperanno perché non funzionano. Ma bisogna prevedere questo spazio di sperimentazione, secondo me. Dottor Gallea, l'ultima parola a lei. Il fatto di mantenere, anche perché allungandosi la permanenza al lavoro, implica il fatto di dover aggiornare anche sulle tecnologie di cui abbiamo accennato prima, no? Ci sono tutta una serie di cose che diventeranno di uso comune, parlo dalla realtà virtuale alla
l'utilizzo di altri sistemi di realtà aumentata che diventeranno sicuramente di uso comune. Non possiamo pensare che tutta una fascia di lavoratori siano lontani da questi, perché e allora mi domando se in questo caso forse non c'è da recuperare il rapporto con le scuole al contrario, cioè questi lavoratori perché non possiamo immaginare che vengano riformati, scusate il termine, proprio dalle scuole. Quindi potrebbe esserci uno scambio virtuoso che riporta, e secondo me tanti lavoratori tornerebbero volentierissimo a scuola, con modalità ovviamente che sono d'accordo, Arci d'accordo con Berta quando dice non possiamo incasellare tutto e saper a priori fare una legge, ecco. Cioè, lasciamo perdere, non facciamo una legge su questa roba. Buon senso, voglia e ce n'è a sufficienza, secondo me. Un po' di soldi, ecco, sì, qualche cosa, perché questo sì che serve, e qui i nostri amici politici hanno un granché, hanno granché da lavorare, in relazione al fatto di dire, accantonata la fase in cui l'incompetenza sembrava essere il grido di battaglia, ecco, lavoriamo su questo. Prendo la palla al balzo prima di concludere dicendo che quello che state dicendo narra la favola per tutti quanti, nel senso che questo paese è afflitto da appunto modelli chiusi, rigidi, che immaginano il futuro a partire dal passato, quindi non lo acchiappano mai, mentre invece quello di cui c'è grandissimo bisogno sono stimoli e incentivi a lavorare liberamente tra le persone che hanno esperienze e competenze in un determinato ambito e a sperimentare nuove forme di collaborazione. Collaborazione, secondo me, è il concetto fondamentale che è emerso da questa nostra discussione. Temo che il nostro tempo sia scaduto. Ringrazio voi per tutte le interessanti e stimolanti cose che avete detto. Ringrazio chi ci sta scrivendo, ringraziandoci per questo contributo e questo nostro piccolo tassello all'interno della settimana del lavoro. Ci risentiremo presto su altri campi, sempre probabilmente in via webinariale, visto che la situazione non sta migliorando granché. Cordiali saluti a tutti e alla prossima puntata.